Ore 20 e 30 del 12 giugno fervono gli ultimi preparativi per quella che sarà la lunga notte di Sant'Antoniello. Sacro e profano si mescolano in una tradizione che è unica nel Vallo di Diano. La tradizione del 12 giugno è una tradizione che si ripete da sempre, le famiglie, i rioni si riuniscono, c'è un'atmosfera di festa. Sì, infatti ogni rione cerca di organizzare le proprie cucine, ogni rione ha la propria tradizione, ha le proprie cose che mette a disposizione delle persone che circondano il fuoco, quindi si cerca di mandare avanti delle vecchie tradizioni. Per me è il primo anno che sono un'infiltrata di questo rione, però si aiuta le signore nella preparazione delle cose, infatti loro preparano pasta, preparano rustici, dolci, il classico ruospo viene chiamato, che sarebbe della pasta con le alici dentro, le frittate, i panini, quindi loro questo è quello che offrono al corteo e naturalmente a tutte le persone del rione. Cioè è bello perché il rione partecipa e giustamente prepara. È l'usanza più antica di Polla, tutti i pollesi ci tengono particolarmente a questa fiaccolata, proprio perché è antica, si ricordano i nostri genitori, i nostri nonni, quindi ogni quartiere è in festa stasera, ognuno si organizza per i fatti propri e poi viene appresso alla processione che ci sono migliaia di persone, è una processione particolare perché si mischia il profano con la religione. E appunto questi 13 giorni, perché da un quarto di secolo circa ci collochiamo con i frati, loro fanno la tredicina, 13 giorni, la mattina e il pomeriggio, e noi la sera facciamo, cioè insieme a loro facciamo la festa civile. Cioè ogni sera questa piazza, dal 31 maggio al 13 giugno, c'è qualche manifestazione. Poi quest'anno ci sono tre gruppi musicali, cioè itineranti che vengono appresso, quindi ci stiamo organizzando chi deve andare con uno, chi con l'altro, perché prima c'è una banda di organetti, cioè un gruppo di organettisti che anticipano l'arrivo del santo durante le piazze, nei fuochi. Poi c'è Sant'Antoniello con tutta la gente, con i bambini vestiti da frate con le torce, perché fioccolata appunto, torce perché si fa in notturna, ma da sempre è stato così. E poi dopo l'arrivo di Sant'Antonio ci sono dei gruppi itineranti che suonano, ballano. Abbiamo pure la navetta, nel senso che quando la distanza tra un fuoco e l'altro è molto, cioè li accompagniamo con la navetta, perché è giusto che tutti i fuochi devono avere questa animazione. È una festa, penso ormai, forse saranno almeno 20-30 anni che viene fatta qui a Polla. È particolare, in realtà forse è poco conosciuta, però io penso che la sua bellezza meriterebbe di essere conosciuta di più. E per noi pollesi ormai è una tradizione, io personalmente sono almeno 5 anni di fila che la faccio tutta, quindi partiamo alle 9 qui dal convento per poi ritornare più o meno intorno all'una di notte. Ed è caratteristico vedere sia come i quartieri si riuniscono, diciamo, intorno al fuoco, da un lato i quartieri singoli che ne approfittano ovviamente per fare un momento di aggregazione, ma poi anche per persone come me che invece preferiscono farsi l'intera, diciamo, processione, tra virgolette, perché poi è molto più profana che sacra, e insomma passare una serata diversa, però diciamo meravigliandosi un pochino di quella che è Polla, che si trasforma in occasioni del genere. È una possibilità di riscoprire e riscendere in queste tradizioni che è bello non abbandonare, ecco. Quindi per chi come me sta fuori, la possibilità di tornare e godersi questa giornata è una bella possibilità. Michela Porpora, presidente dell'associazione I Love Vallo di Diano, questa è la prima notturna del 2014, percorsi digitali, è qui a Sant'Antoniello. Sì, buonasera a tutti, sì, siamo arrivati a Sant'Antoniello questa sera, è la prima notturna come dicevi tu. E niente, siamo felicissimi perché qui è tutta una festa continua, cioè non si smette mai, si balla, si canta, penso che riuscite pure ad ascoltare un po' quello che sta accadendo intorno. Ed è bello immortalare questi momenti tipici, tradizionali e caratteristici, è proprio quello che poi cerca di fare Love Vallo di Diano, promuovendo attraverso i percorsi digitali un po' quello che è la tradizione, la storia e la cultura di tutti i paesi. Da uno scatto, da una foto che poi condividiamo nella nostra pagina Facebook I Love Vallo di Diano, riusciamo a far conoscere alcune tradizioni forse ancora un po' nascoste nel Vallo di Diano, ma che piano piano speriamo riescono ad uscire fuori, insomma,
a diventare un'attrazione. Il volano per il ballo penso sia questo, far conoscere un po' quello che ci riguarda, no? Che ci appartiene. Fra Luigi, la sera del 12 giugno è una sera che si attende tutto l'anno qui a Polla. La tradizione di Sant'Antoniello è una tradizione particolarmente sentita che mette insieme tutta la gente del Rione. Sì, è molto sentita ed è bello perché si affiatano le persone. Ogni Rione organizza, fanno un po' a gara chi fa il fuoco più bello, anche più grande, e poi fanno la preghiera e poi fanno, diciamo, si riuniscono e cenano insieme, qualcosina insieme, quindi famiglie si riuniscono con i bambini, insomma è una festa rionale molto bella, ecco, siamo contenti di questo. E poi questo è il punto di arrivo di una tredicina che devo dire che questa associazione Sant'Antoniello ha organizzato magistralmente. Ogni serata è stata bella, una diversa dall'altra, ma veramente siamo stati bene insieme in queste serate, sono contento, li ringrazio di cuore, veramente siamo contenti e viene data la giusta importanza a questa festa perché il popolo qua di Polla ci tiene veramente tanto. Evviva Sant'Antoniello!